Caro pubblico di Arbamundi, benvenuti nuovamente sul mio canale di Facebook e sul mio canale YouTube. Oggi proseguiamo con la miniserie di lezioni affrontando il discorso delle ottave. Allora, ottava mano destra, ottava mano sinistra. L'ottava della mano destra è una, l'ottava della mano sinistra sono due, ottava mano chiusa e ottava mano aperta. Allora, faremo sedere il nostro allievo sempre con la posizione dritta della schiena, le spalle abbassate, il braccio sulla cassa. Per fare l'ottava useremo il primo e il quarto dito. Ai bambini è molto facile capire il discorso dell'orologio, il quadrante dell'orologio, come applicato sulle corde. Quindi se io ti dico a un bambino, metti la mano alle 5 meno 5, lui mi metterà o lei, così, il primo e il quarto perfettamente in ottava. Nell'ottava si articola a fondo, si stacca il polso e si prosegue il movimento nel gomito, come già avevo anticipato nelle lezioni del metodo di Edmond Larivière. Quindi metto la mia mano primo quarto, articolo e stacco. Le altre due dita sono rigorosamente riposte nel palmo. Non, a volte vediamo queste cose che penzolano, questi polsi che fanno le gobbe e altre situazioni probabili da correggere. Quindi l'ottava, la posizione è questa con un stacco. Perché si stacca? Perché più riesco ad essere mobile nello staccato corto, e più riuscirò ad andare veloce con le ottave. Moltissimo nell'agilità. Per quanto riguarda invece la mano sinistra, noi abbiamo sempre il discorso di 5 meno 5, ottava sulla cordiera, mano chiusa, che è uguale alla mano destra. Invece l'ottava mano aperta si utilizza per passaggi in cui viene richiesta lo smorzato. Quindi noi posizioneremo la nostra mano col palmo aperto sulla cordiera, suoneremo l'ottava col primo e il quarto, facendo questo movimento leggermente basculante con la mano, così, e prima di suonare l'ottava successiva andrò con il quarto, il terzo e il secondo a smorzare. Spero di esservi stata utile. Ci rivediamo prossimamente con altre spiegazioni di tecniche per arpa. Grazie, arrivederci.